Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi, cosa andremo a fare oggi? La volta scorsa abbiamo utilizzato un po' di cosucce, abbiamo tamato altri due animalozzi nel nostro giardino, che ce li abbiamo qua che girano, uno, due, ne abbiamo... abbiamo tamato un altro di questi qui perché ragazzi questo l'avevo tamato io perché purtroppo molto probabilmente l'altro ci era morto. Allora ho scoperto una cosuccia, adesso vi faccio vedere un attimino una cosa, allora fatemi vedere, esatto, allora guardate un attimino, praticamente io adesso non ho il cibo, no? E non ho automaticamente l'affare dell'acqua da pirla. Allora andiamo un attimo, la vado a prendere e poi vi faccio vedere perché ho scoperto come fare a che cos'è quel guantino praticamente, no? Allora quel guantino indica praticamente che io dovrei... Dove sono? Guantino qua, mettiamo questo. Sta praticamente a indicare che io devo recuperare il drop dell'animale col guantino. Voi sapevate che io praticamente ho provato col guantino. Ecco, il tempo era troppo corto. Adesso vi faccio vedere. Allora, guardate. Io clicco col tasto sinistro del mouse sopra, vedete che si attiva questa sorta di risucchio. Beh, devo andare avanti un po', avete visto? Mi ha dato tutto il drop possibile che c'ha. Praticamente io ero vuoto, guardate cosa mi ha dato. Mi ha dato 6 semini, 3 diamanti, una pelle e un osso. Questo è uno di questi glob schifezze. Ok, adesso come potete vedere è tutto sporco. Allora io cosa faccio? Vado a mettermi vedi il lavaggio, lui vuole essere lavato praticamente, e gli faccio questo, insisto finché non viene fuori questo suono. Lui automaticamente adesso mi richiederà di mangiare. Avete visto? E questo lo dovete fare a tutti gli animali ogni volta che prendete il drop. Volete il drop, andate da lui, gli date da mangiare. Dopo un po' esce il guantino, vuol dire che è pronto il drop che ha e lo andate a prendere col vostro guantino. Questo è tutto quello che volevo dirvi. E vi dà questi drop... a me ne ha dati 6, quindi quello lì ve ne dà tantissimi. Certe volte ve ne dà anche solo uno o due. Quindi è un po'... Però certe volte ve ne dà tanti. E questi qua servono praticamente... scusatemi, questi drop servono se dovete fare le bombe per gli alberi o quelle cose lì. Allora, io ho provato queste bombe, vi dico la verità, non ho capito come che genere di bombe sono. Una fa un certo tipo di bomba, un'altra fa non fa niente, non ho capito che cosa deve fare. Una fa erba, praticamente, e l'altra ho provato ma non fa praticamente nulla. Nulla. Non riesco a capire che cosa... cambia praticamente il terreno, non ho capito perché. Comunque io pensavo che una bomba creasse delle, come posso spiegare, creasse delle cose un po' particolari. Questo possiamo anche metterlo qua. Allora questo possiamo già
sostituirlo e andiamo qui, intanto facciamo così, usiamo questo, perfetto. Allora ragazzi, oggi andremo a fare qualcosa di diciamo un po' nuovo, via. Prima di tutto dobbiamo controllarci un attimo. Sì, potremo ancora farcela. Per il momento ce la potremo ancora fare. Le spada ne abbiamo, guantini ne abbiamo, la nostra armatura non è tantissima, ma qualcosa abbiamo. Allora, io direi di fare una bella cosa. 3,5. Come sempre, io quando parto, che cos'è? È notte, sempre. Mai una volta che io riesco a partire quando è giorno. Mai una volta, mai una volta, mai una volta. Allora, no, qua no, sto andando in posti sbagliati. Torre 1, 2, ok. Camera, perfetto. Andiamo qua e dormiamo. Adesso si alza, è tutto a posto, perfetto. Possiamo ritornare. Allora, adesso la nostra mappa, volevo vedere un attimino, perché qua c'è quello, però fatemi vedere, dobbiamo andare da questa parte qui, quindi per andare da questa parte qui dobbiamo andare, ok, dalla parte opposta. Ok, allora ragazzi, facciamo una bella cosa, vi faccio vedere questa cosa qua. Non ho ancora finito, non l'ho ancora finita, eccoci qua. Mi manca ancora da chiudere questo pezzettino qua sopra. E ragazzi, eccola qua la nostra farm di liquidi infinita, con tutti i vari liquidi qua. Allora, devo ancora fare anche il pavimento, quindi ragazzi devo finire ancora un attimino. Rimarrebbe praticamente qua a fianco, vedete. Allora, qua ci sono le scale, qua c'è spazio per un'altra cosa. Devo fare poi un orto che andrò a fare più avanti, tanto vi ho fatto già vedere com'è l'orto. Lo andrò a fare, ma lo andrò a fare ragazzi dalla parte di là dove c'è praticamente il miele, da quelle parti lì. Quindi possiamo andare in su di qua, ok, e adesso noi da qua proseguiamo e andiamo dritti e incominciamo la nostra avventura. Vediamo un attimino cosa ci porta la nostra avventura. Io tanti pezzi magari ve li taglio, ragazzi, perché magari dove camminiamo solo e basta. I fiorellini, visto considerato che noi li utilizziamo per tantissime cose, io quasi quasi me li cucco tutti questi. Poi andrò a farne una bella scorpacciata, perché ne ho veramente un disperato bisogno, perché ragazzi li utilizziamo veramente per tante tante cose. Abbiamo da prendere anche questi fiori blu qua, che allora, mai rotto un po' il cogliozzolo, perfetto. Figurati se non dovevo finire in un buco e spaccarmi la faccia, cioè è una cosa normale, no? Spaccarsi la faccia qua è normalissimo. Ok, dov'è adesso? Una qua, e qua non c'è nient'altro, giusto? Perfetto. Wow, stavo per volare giù. Perfetto. Ok, andiamo giù. Oh, ci sono degli altri fiorellini che raccolgo. Perfetto. Adesso raccoglierò solo questi fiorellini e poi andremo avanti. Ok, altri li lascio. Poi un'altra cosa che volevo dirvi sono sti uccellacci qua delle valle,
Purtroppo io non so perché non droppano nel mob spawner. Non riesco a capire perché. Qua c'è della fanghiglia che noi ci servirà, ma poi la verremo a prendere. Vediamo un attimino se stiamo andando giusti. Stiamo andando giusti? Vediamo. Sì, però minchia, prima che arriviamo là ci va del tempo. Quindi andiamo avanti. Io man mano che trovo alcune cose le prendo, perché ragazzi possono servire, io vi taglio i pezzi magari. Così almeno guardiamo un attimino, tanto i nostri teletrasporti ce l'abbiamo, tu la devi nascere, hai capito? Perché mi serve il tuo cubo, non il tuo culo, il tuo cubo. E sono gli unici che ci danno i cubi di ghiaccio, questi bastardoni. È pieno di caverne. Non riesco a capire, ragazzi, perché non hanno fatto un villaggio, non hanno fatto niente. Niente, cioè non c'è niente. Non ci sono costruzioni abbandonate, ma nulla. Nulla, nulla, nulla di nulla. Cioè l'unica sarebbe giocare magari online. Allora trovi magari gente, però bene. E qui mi devo buttare in acqua. Bene ragazzi, io mi butto in acqua e ci vedremo magari tra un po' sicuramente se troverò qualcosa. Allora ragazzi, qui c'è una sorta di piattaforma di sabbia. Ho provato a guardare anche sott'acqua cosa c'è, ma non hanno aggiunto niente. Ci sono dei pesci, c'è qualcosina, però non c'è niente di particolare. Oh, di là c'è della terra però, ragazzi. Vediamo un attimino. Qua c'è una sorta di piattaforma di sabbia. È una piattaformina, c'è del corallo tutto intorno. Però dal resto ragazzi non c'è proprio niente, 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 niente. Allora, oh, qua adesso abbiamo qualcosa da poter. Fatemi vedere un attimo la mappa. Siamo arrivati qua, però qua noi ci eravamo già arrivati. Quindi noi dovremmo praticamente aggirarla, questa cosa qua. Fatemi vedere come sono girato. Se io mi devo girare così. Esatto. Cioè io devo andare in là, ragazzi. Stavo sbagliando direzione. Stavo sbagliando direzione. Ci sono una marea di sti minchioni qui. Ne spawnano veramente tanti su queste montagne. Ho fatto la sgnappola vivente e non c'è nessun pirrozzo che spawna. E non riesco a capire perché. Ne spawnano veramente pochi. Di corallo, ragazzi, ce n'è un'infinità. Veramente, ma veramente un'infinità. Fatemi vedere. Sì, stiamo andando giusti. Stiamo andando giusti di lì. Dobbiamo andare giusti lì. Praticamente, se noi lo aggiriamo, sto posto delle pallottole, o ci andiamo su. Andiamo su, dai. Andiamo su, ma che vada lo. Gli spacchiamo il sederino, sti qua. Se non ce lo spaccano loro noi. Allora, prendo anche questi perché non so veramente a cosa servono, però sembrano abbastanza carini. Dobbiamo andare in là.
Questa cos'è? Canyon Floor. Che magari sia questa che fa spawnare il bastardone. Io ne prendo una bella staccata. Ragazzi, perché? Bene, ragazzi, allora siamo di ritorno. Ho preso delle belle staccate di questa Canyon Stone. Proverò con questa magari a metterla giù, vedere un po'. Dovrebbe essere questa che crea questi animali bastardissimi, perché di altro, ragazzi, non potrei sapere se. Siamo, vediamo un attimino se siamo nella direzione giusta. Perfetto. Allora dobbiamo ributtarci in acqua e io vi taglierò il pezzettino. Allora, ragazzi, guardate un attimo, io sono qua sott'acqua e guardate cosa c'è. Non c'è nulla, nulla di nulla di nulla. Cioè, questo è quello che non c'è niente sott'acqua. Andiamo in giù, qua c'è della sabbia, possiamo ritornare su, se no andiamo a morire molto facilmente perché ci manca il nostro fiato, e andiamo avanti. Non c'è nulla, ci sono dei pesci e basta, e ogni tanto troviamo un po' di corallo. No, non ci sono piante, non c'è niente di acquatico sott'acqua, zero, zero, zero. E questa è una cosa che a me non piace. Porca puttana. Questa è una cosa che a me non piace. Allora, bene, siamo arrivati praticamente nel punto che avevamo lasciato l'ultima volta. Eravamo arrivati più o meno qui. Adesso quello che vediamo andando avanti è tutto nuovo. Nuovo sarà sempre uguale perché ci saranno sempre gli stessi biomi, sempre le stesse identiche cose, non ci sarà una costruzione, non ci sarà nulla di nulla di nulla, e questo è quello che mi fa girare un po' le scatole perché, ragazzi, vi dico la verità, io avrei preferito trovare magari delle piccole costruzioni, visto, considerato che hanno messo questi blocchi nuovi, non dico che uno li può andare a recuperare. Però almeno fare delle costruzioni con una cassa dove trovare dentro, non so, una pagnotta, poteva essere benissimo una cosa abbastanza bella da vedere, visto che non c'è nulla. Io sono d'accordo che poi lo miglioreranno, spero, perché, ragazzi, se non lo migliorano, veramente così non andiamo. Come potete vedere davanti a noi qua, c'è del corallo, no? E ce n'è abbastanza, ce n'è tanto di corallo, però, ragazzi, cioè, quello che vi dico io c'è solo questo. Non ci sono fiori, c'è un pesce una volta ogni tanto, pesci ce n'è pochissimi, qua c'è del corallo. Vedete? Qua c'è del corallo che noi volendo possiamo anche recuperarlo. Corallo non serve quasi a niente, eh. Però potete fare comunque dei bei blocchi anche col corallo. Di corallo ce n'è tanto. Però sono blocchi di corallo messi così, a caso, come potete vedere, là in fondo c'è dell'altro corallo. Non c'è nient'altro, cioè sotto non c'è niente, non c'è vegetazione, ci sono solo dei pesci una volta ogni tanto e tutti uguali, oltretutto. Questa è una cosa che vi dico la verità, qua siamo in un altro punto, però non c'è niente, c'è solamente acqua. Però se anche tant'acqua così, ma almeno mettere dei posti dove uno può esplorarli, perché cioè, a tanta gente passa veramente la voglia poi di esplorare, perché non c'è nulla, non c'è nulla, completamente niente. Non è, vi dico la verità, non è come Minecraft, che vai sott'acqua, però sott'acqua ci possono essere dei dungeon, ci possono essere delle costruzioni, dei villaggi magari in una bolla,
qua non c'è proprio niente, 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 non c'è niente. I biomi sono tutti uguali, come potete vedere lì c'è una palma che sta spuntando, una piccola isoletta, non c'è niente di particolare, non c'è niente di nuovo, non ci sono costruzioni, non ci sono templi, non c'è niente. Io spero che nel pro sia diverso, perché comunque l'avventura nel pro spero che sia, anche perché se lo compro ci deve essere qualcosa, perché se no ragazzi, veramente c'è da spararsi, eh. Un gioco così che è bellissimo perché è un gran bel gioco, però ragazzi non ci sia niente, mi sembra un po' una cosa impossibile. Si sta facendo buio, ci vediamo tra poco. Vieni qua. Allora ragazzi, è quasi tutta la notte che sto nuotando praticamente e c'è questa sorta di pilastro, non ho capito che cos'è. Non ho veramente capito cosa cacchio può essere sta cosa. Adesso voglio andare vicino a vedere perché è la prima volta che vedo una cosa del genere. Spero che sia qualcosa di nuovo che abbiano inserito. Perché ragazzi, ma no, ma è pianta corrotta. Cioè questa è una pianta corrotta, ragazzi. Che cosa ci fa una pianta corrotta? Questa è una pianta corrotta. Una pianta corrotta dentro nel mare così. Non ho capito perché. Possiamo andare dritti, dritti per dritti. Per adesso non ho trovato praticamente nulla. Cioè, ma almeno ci fosse qualcosa sotto, ma non c'è niente. Non c'è praticamente nulla. Cioè, c'è una pianta corrotta così, dentro nel mare. Boh, non ho capito perché. Questa cosa non l'ho capita. Vedo della terra là in fondo però, se non è una piccola isoletta, ma sembra qualcosa di abbastanza carino. La mappa è veramente enorme, ragazzi, però cacchio, una mappa enorme così, senza nessun tipo di costruzione, mi sembra un po' una cosa strana. Qua stiamo arrivando a un'altra foresta, ragazzi. Questa è un'altra foresta. Qua ci siamo, speriamo che sia un altro tipo nuovo di foresta dove magari ci saranno dei nuovi esseri, degli nuovi animali o cose del genere, perché se no ragazzi io davvero non so veramente come, cioè andare avanti, perché se tutte le nostre escursioni sono delle cose del genere, veramente c'è da piangere, ma veramente da piangere. Adesso noi qua dobbiamo andare dritti per dritti. Oltretutto è anche buio, anzi buissimo, e non si vede niente. Qui addirittura un misto. Là ci sono dei fiori che si illuminano come nelle altre parti. Qui c'è una cassa, qui là sopra. Ragazzi, o non si vede nulla. Non si vede nulla. È che ci andrebbe proprio una lampada, qualcosa da portarti dietro. Nel pro c'è, però c'è solo nel pro. Dovrei prendere. No, stiamo andando dalla parte sbagliata. Dovremmo andare forse di là. Giusto? Esatto. Dovremmo andare di là, esattamente di qua. Qua c'è un'altra cassa, qui c'è un altro pistolino che noi andremo a distruggere. Dove sei? Vieni qui. Devi morire. Un po' di casse ci sono, ma ragazzi non si vede nulla, eh. Ma proprio
proprio niente. Allora ragazzi, finalmente si è fatto giorno, eh. Finalmente si è fatto giorno. Sto cercando di capire un po' dove andare, perché ragazzi qua la situation è veramente, veramente critica, perché le cose sono tutte completamente uguali. Savana, foresta, foresta, savana, Amazzonia, Sniapola, eccetera. Non riesco a capire dove stiamo andando. La direzione è praticamente giusta. Dobbiamo andare giù qua. Questi non ci interessano. Andiamo su, vediamo un attimino. Come potete vedere, i biomi sono tutti uguali. Cioè non c'è niente, niente di diverso. Tutto completamente uguale. Non ho trovato cose nuove, non ho trovato niente. Ho fatto una nottata di mare, praticamente ho attraversato il mare in una nottata, quindi ci ho messo un bel po' di tempo. Qua ci sono dei bei posti, perché sono anche dei bei posti questi qui. Però ragazzi, vi dico la verità, i biomi tutti uguali così. Non c'è niente, non c'è, non lo so, la situazione mi sembra un po' troppo stupidissima, cioè vi dico la verità. Andiamo a prendere un attimo sti due fiorellini qui, che anche questi sono quelli che ci servono. Ogni tanto lagga e mi si interrompono le segaiole. Allora qua ci siamo, attraversiamo, andiamo dall'altra parte. La nostra esplorazione sta diventando noiosa, vi dico la verità, perché trovare veramente poco e niente così, veramente ti passa la voglia di fare delle esplorazioni e dire andate a quel paese e boh. La mappa è veramente enorme, abbiamo esplorato sì e no un quarto di questo, però cioè, non abbiamo proprio trovato niente. Giusto, ho trovato quella pianta strana corrotta dentro nel mare, che non ho capito perché motivo stava lì, che doveva essere, io dico, almeno trovare un buco che portava nel mondo corrotto. No, una pianta lì messa a caso, e non so per che motivo doveva essere messa a caso lì oltretutto in mezzo al mare. Non l'ho capita io sta cosa. Comunque sembrano un po' delle prese per il culo. Qua ci sono degli altri fiori che andrò a prendere. Questi qua io non riesco a farli spunare, ragazzi, non ho capito per che motivo non li riesco a far spunare, niente da fare. Sto provando in tutto per tutto, non ci sono riuscito. E anche questi qui, questi cinghiali qua, spawnano molto molto poco. Adesso in questi giorni proverò ad andare a finire fare la nostra mob spawner, quella gigantesca, e vedere un po' se utilizzando qualche tecnica un po' particolare riesco a farli spawnare. Adesso però io voglio provare a vedere come si chiamano questi zimpete zampete qua, perché non so come si chiamano. Allora, Lotbug. Però non mi dice come si chiamano. Cioè non è che non me lo dice, non lo sono riuscito a leggere. Sono talmente sgnappoli viventi che... Vabbè, vedremo cosa fare. Perché, ragazzi, io vi posso dire anche una cosa. Nella realtà, potrebbe anche essere abbastanza bello da girare questo mondo se ci fossero delle costruzioni.
perché comunque è molto bello da vedere, ci sono, i biomi sono fatti bene, gli animali sono fatti bene, ci sono tante cose che sono fatte bene, però porca di quella miseria, ragazzi, non riesco a capire perché non hanno messo niente, cioè non c'è niente, non c'è nulla, non ci sono costruzioni, non, è proprio zero, 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 zero. E questa cosa qua a me dispiace un po', perché è un gran bel gioco con un potenziale assurdo che però non viene utilizzato nel suo modo giusto, secondo me. E questo è il problema. Io vi dico la verità, mi sto divertendo un casino con questo qua, perché è un gran bel gioco. Però, cioè, se devi solo, sempre solo costruire, non è neanche una bella cosa. Cioè, è bello anche andare all'avventura come stiamo facendo, però vi ho tagliato un fracco di cose e boh. Va bene, ragazzi, allora facciamo una bella cosa. Su questo piccolo colle, io vi saluto qua, vi auguro una buona giornata. Ok, come sempre mi raccomando ragazzi, tanti bei pollicioni in su e condividete i miei video, ok? Io cercherò di portarvi delle cose abbastanza carine, tra un po' finiremo anche la serie e devo studiare un po' che cosa portarvi, perché vi dico la verità, non so come fare. Proverò a vedere di ritornare a portarvi Farming Simulator se ci riesco però. Vi dico la verità, è molto difficile. Volevo vedere di riuscire a visitare tutta la mappa con voi, cercare dei punti un po' particolari, vedere un po'. Speriamo che in questi giorni, i modder, o chi ha fatto il gioco veda e faccia qualcosa di buono, ok? Bene, io come sempre un grosso bacione e un grosso abbraccio da vivo vivo. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay.